Buongiornissimo caffè, direttamente dalla provincia vicentina, dove sono per aver rinunciato ad andare allo stadio e quindi vado a casa di familiari a vedermi il derby di casa, perché abbiamo anche degli acquisiti padovani e quindi si guarderà Vicenza-Padova oggi lì, ma soprattutto andrò al bar poi a vedermi Inter-Roma, partitona di oggi. Abbiamo detto tutto, ci hanno anche vietato i fischietti, ho visto gli appelli di Biapri e quant'altro. Sono molto contenta di leggere cose sagge da parte nostra. Ci manca proprio che passi per vittima Lukaku. Io vorrei concentrarmi sulla partita, sul fatto che rischiamo di scivolare di fronte a una Juve che ieri vince, lasciamo perdere come all'ultimo se oggi non facciamo risultato. Sono molto più preoccupata, ve l'ho sempre detto, della Juve in questo momento, specialmente rispetto al Milan, e anche perché Milan e Napoli non possono vincere tutte e due stasera, quindi rendiamolo un turno favorevole come potrebbe essere disegnato. Detto questo, la cosa che vorrei aggiungere e che oggi ho riflettuto, sulla quale ho riflettuto mentre correvo, è questa. Oggi pioveva, vedete che tempaccio c'è dietro, cioè poi a me piace tantissimo questo tempo, però è brutto. Stavo correndo e ho pensato quanto è faticoso show up, no? Farsi vedere, esistere, esserci, fare le cose in alcuni giorni, che poteva essere la giornata di oggi. Ecco, oggi io I did show up, perché sono andata a fare quello che dovevo fare, cioè allenarmi, e questo è l'augurio che voglio fare all'Inter. Cioè io spero che oggi l'Inter si faccia vedere, spero che l'Inter ci sia, spero che l'Inter risponda presente, e spero che lo faccia anche il Vicenza, visto che la giornata è del doppio derby. Oggi dobbiamo farci vedere, dobbiamo essere presenti, lontano da facili discorsi su Lukaku e lontano da commenti e lotte che non servono assolutamente a nulla. Questo è il mio augurio di oggi. Detto questo, torno dentro che mi sto prendendo anche un po' di acqua. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi della partita. Mi mancano 61 iscritti ai 3000. Madonna, questo ci ha messo un turbo pazzesco. E faremo la live dei 3000 interattiva con voi. Sarebbe perfetto ci arrivassimo in questa settimana, perché ho molto più tempo questa settimana che le prossime del mese di novembre per fare le cose con voi. Comunque vi aggiorno. Forza Inter per dopo. Stop whining.